Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cristo Gesù, venga il tuo regno, oh mio Signore, Cristo Gesù. Al Libro di Cielo, volume undicesimo, capitolo 66, 18 novembre 1913. Stavo pensando al mio povero stato e come anche la croce è sbandita da me. E Gesù nel mio interno mi ha detto: figlia mia, quando due volontà sono opposte tra loro, una forma la croce dell'altra. Così tra me e le creature, quando la loro volontà è opposta alla mia, io formo la croce loro e loro la croce mia, sicché io sono l'asta lunga della croce e loro la corta, che incrociandosi formano la croce. Ora, quando la volontà dell'anima si unisce con la mia, le aste non restano più incrociate, ma unite tra loro, e quindi la croce non è più croce. Hai capito? E poi io santificherai la croce, non me la croce, sicché non è la croce che santifica, è la rassegnazione alla mia volontà che santifica la croce. Onde la croce tanto di bene può operare per quanto connesso tiene con la mia volontà. Non solo ciò, la croce santifica, crocifigge parte della persona, ma la mia volontà non risparmia nulla, santifica tutto e crocifigge i pensieri, i desideri, la volontà, gli affetti, il cuore, tutto. Ed essendo luce, la mia volontà fa vedere all'anima la necessità di questa santificazione e crocifissione completa, in modo che essa stessa mi incita a voler compiere il lavorio della mia volontà su di lei. Sicché la croce, le altre virtù, purché abbiano qualche cosa, si contentano e possono inchiodare la creatura con tre chiodi, e se possono inchiodare la creatura con tre chiodi, nemmeno hanno trionfi. Invece la mia volontà, non sapendo fare opere incomplete, non si contenta di tre chiodi, ma di tanti chiodi
per quanti atti di mia volontà dispongo sulla creatura. Capitolo 67, 27 novembre 1913. Il mio sempre amabile Gesù continua a parlare della sua santissima volontà. Figlia mia, quanti completi atti di mia volontà compie la creatura, tante parti di me prende in sé, e quanto più prende della mia volontà, tanta più luce acquista e dentro di sé forma il sole. E siccome questo sole si è formato dalla luce che prende della mia volontà, i raggi di questo sole sono concatenati dai raggi del mio sole divino, sicché uno si riverbera nell'altro, uno saetta l'altro, ed a vicenda si frecciano. E mentre ciò fanno, il sole che la mia volontà ha formato nell'anima si va sempre più ingrandendo. Ed io, Gesù, sempre qui stiamo, nella tua volontà, pare che non hai altro da dire. E Gesù, la mia volontà è il punto più alto che può esistere in cielo e in terra. E quando l'anima vi è giunta, ha soggiogato tutto ed ha fatto tutto. E non resta altro che dimorare sopra di queste altezze, godersele, comprendere sempre più questa mia volontà, non ancora ben compresa, né in cielo né in terra. Hai tempo a starci, perché pochissimo hai compreso, e molto ti resta da comprendere. La mia volontà è tanta che chi la fa può dirsi Dio della terra. E come la mia volontà forma la beatitudine del cielo, così questi dei che fanno la mia volontà formano la beatitudine della terra e di chi sta loro vicino. E non c'è bene che sulla terra esista, che non si debba attribuire a questi dei della mia volontà, o come causa diretta o indiretta, ma tutto a loro si deve. Come in cielo non c'è felicità che da me non esca, così in terra non c'è bene che esista che non venga da loro. Bene, abbiamo almeno 4-5 punti di profonda meditazione su questi due brani di oggi, come sempre molto importanti e come sempre molto profondi. Il primo capitolo ci dà una bellissima lezione sul fondamento reale, ecco, della potenza santificatrice che ha anzitutto la croce. Questo è un tema tipicamente quaresimale, ecco, quindi adatto quanto mai al tempo liturgico che la Chiesa ci sta facendo vivere. Allora, Gesù fa una premessa molto bella, no? Proviamo a pensare com'è fatta la croce. La croce è fatta di due aste, appunto, incrociate tra di loro. Quindi l'idea dell'incrocio è trasmette un qualche cosa che sta in opposizione l'uno con l'altro, no? Anche, come dire, la parola umana incrocio nel codice della strada vuol dire che due strade si intersecano, no? Quindi è come se in qualche modo si spezzassero a vicenda, si scontrano. Ecco. Molto bella questa immagine che fa Gesù. Se la nostra volontà si oppone a quella divina, c'è lo scontro. Una forma la croce dell'altra. E che significa, fuor di metafora? Significa che noi siamo causa di tribolazione, certamente secondo il nostro modo di pensare, tra virgolette, ma in qualche modo reale per Gesù, perché Gesù non è contento di noi. Ma al tempo stesso Gesù è causa di tribolazione per noi, perché noi concepiamo come fastidiose, come avverse, tutte le cose che lui ci pone dinanzi e che sono conformi alla sua volontà, ma che sono opposte alla nostra e che noi quindi non vogliamo fare. Ecco perché si dice, io formo la croce loro, e loro la croce mia. L'asta lunga, concediamo ovviamente l'asta lunga a chi è più grande di noi, che è il nostro Signore Gesù, e l'asta corta è la nostra. Attenzione che l'occasione di questo era il dolce lamento di Luisa
che dice anche la croce è stata sbandita da me. Quindi. E qui Gesù poi passa all'ammaestramento. Quando la volontà dell'anima si unisce con la mia, le aste non restano più incrociate e quindi la croce non è più croce. E Gesù spiega, hai capito? In che senso? Nel senso che anche veramente quelle che noi chiamiamo le croci, cioè le prove, le avversità, le tribolazioni, se la nostra volontà è fermamente unita a quella divina, e quando questo accade non c'è nessunissimo dubbio che anche la minima sofferenza, tribolazione è divinamente disposta per il nostro bene, la croce non è più croce, quindi diventa estremamente leggera, l'abbiamo visto tante volte. E poi Gesù dà un'altra grande chicca, che non è un gioco retorico, Io santificai la croce, non me la croce. Non è la croce che santifica, è la rassegnazione alla mia volontà che santifica la croce. Attenzione, questo è un punto importantissimo. Noi cristiani non siamo doloristi, assolutamente, che andiamo a cercare il dolore dovunque sia, quasi se il dolore, come dire, fosse una cosa buona o da ricercarsi per se stessa. Non c'è niente di più estraneo da questa visione nel cristianesimo, perché, come sappiamo, il dolore, se fosse dipeso da Dio solo, non sarebbe dovuto esistere in nessuna forma. Il dolore nasce, purtroppo, dal peccato dell'uomo come sua conseguenza e quindi la divina volontà lo ha preso, anzitutto su di sé in Gesù Cristo e nella sua redenzione, per trasformarlo in strumento di eliminazione del male stesso generato dal peccato. Ma ciò che salva non è il dolore, che di per sé è una cosa negativa, ma appunto questa assunzione del dolore come strumento di espiazione, cioè soffrire divinamente, soffrire cristianamente, soffrire in maniera unita alla divina volontà. Questo certo che salva. Ma allora capiamo che non è il dolore o la croce che santifica, ma la croce mi santifica solo se io la vivo unita alla volontà di Dio. Cioè, una persona che, per esempio, facciamo un esempio, no? Dovesse avere una bruttissima malattia e soffrire delle pene atroci, d'accordo? E poi morire come conseguenza di questa malattia. Se, come dire, vive questa cosa in obbedienza alla divina volontà, in rassegnazione alla divina volontà, possiamo pensare, anche se poi i giudizi spettano soltanto al Signore che si è fatto il purgatorio sulla terra, ma se Dio non voglia questa persona dovesse vivere questa cosa bestemmiando, ribellandosi alla volontà di Dio e lanciando anatemi e imprecazioni fino all'ultimo istante senza pentirsi, mica si è fatto il purgatorio sulla terra, si è fatto il prequel dell'inferno. Eppure la sofferenza è sempre la stessa. Quindi non è la sofferenza che ha valore. Quindi anche in passato, insomma, i nemici della Chiesa che accusavano i cristiani di essere gli amici del dolore, che vogliono fare soffrire la gente, assolutamente no. Non vogliamo fare soffrire nessuno, non siamo amici del dolore perché siamo folli o siamo fuori di testa, d'accordo? Ecco. Perché essere amico della sofferenza di per sé il masochismo è una perversione. Ma abbiamo la mente illuminata sul valore salvifico della sofferenza, che c'è tanto quanto essa si vive come atto di adesione alla divina volontà, che ha voluto prendere il dolore da noi generato per trasformarlo in moneta di salvezza. E quindi è evidente anche qui, no? Quanto bene ti farà la croce? Tanto quanto la vivi nella volontà di Dio. Quanto fruttuose, ecco, per esempio, saranno in questo tempo di Quaresima le penitenze, le mortificazioni, i sacrifici, le preghiere,
le opere buone che faremo, tanto quanto sono unite con la volontà di Dio. Questo è un insegnamento importantissimo, questo qui. Poi prosegue, bellissimo. La croce santifica e crocifigge parte della persona. Gesù dice, se tu stai in croce, certo, insomma, però, supponiamo che uno stesse in croce sul serio, no? C'ha forati le mani e i piedi. Adesso lasciamo perdere Gesù, che poverino, prima di andare in croce l'hanno massacrato in tutti i modi possibili, che poteva dire, non ho più un centimetro quadrato dove farmi aprire un'altra piaga, no? Però sulla croce, uno ordinariamente, certo che sono dolori atroci, ma c'ha forate quattro membra, c'ha tutto il resto del corpo che è ancora sano. Gesù dice, la mia volontà invece non risparmia nulla, perché santifica tutto. E quindi che significa? Crocifigge i pensieri, i desideri, la volontà, gli affetti, il cuore, tutto. Ecco perché è la forma più alta di santità che esista. Cioè, che si arriva fino al punto che gli stessi nostri pensieri, le stesse nostre intenzioni, gli stessi nostri desideri non si muovono se non in accordo con i divini voleri. Quindi non nasce più un desiderio, per esempio, malsano, un nuoto di risentimento, un sentimento di invidia, di gelosia o cose di questo genere. Perché questo è quanto di più alieno esiste dalla Divina Volontà. Questo che certamente è un'operazione che il Signore compie tanto quanto glielo facciamo compiere. Ma ecco la cosa bella che Gesù dice. La mia volontà fa vedere all'anima la necessità di questa santificazione e crocifissione completa. Quando una persona vuole vivere nella Divina Volontà, lo vedremo anche adesso meditando il sole, l'immagine che Gesù usa nel secondo capitolo, e capisce, si rende conto di quanto sia lontana, ecco, da questo ideale di perfezione. Dice, ma come la Divina Volontà, guarda che pensieri che mi passano per la testa, guarda che desideri che mi vengono, guarda che miserie che mi sorprendo, guarda che reazioni che ho, eccetera, no? Allora qui si vede cosa c'è nel nostro cuore. Perché se dinanzi a questo dico, no, signore mio, guarda, fai una cosa, pensaci tu, nel senso, fai tutto quello che vuoi, mettimi tutte le prove che vuoi, tutte le tribù, ma liberami da questa schiavitù del volere umano, liberami, fai tutto quello che è necessario, se devo soffrire non fa niente, ma per favore, come dice Papa Francesco, per favore fai tutto quello che è necessario. L'anima vede la necessità di questa santificazione, essa stessa mi incita a voler compiere il lavorio della mia volontà su di lei. Lei mi incita. Quindi non soltanto che l'anima non si ribella alle operazioni che la Divina Volontà continuamente fa in noi, come attraverso la storia, attraverso i fatti della nostra vita, attraverso le situazioni che ci mette davanti ogni giorno, ma adesso lo vedremo, con la luce che riceve mano a mano che entra sempre più in familiarità col divin volere, dice, meno male, bene, mandane ancora, d'accordo? Portami a perfezione questo disegno di purificazione perché io possa essere libero da ogni scoria di volere umano. E Gesù nel secondo capitolo spiega che cos'è questo sole. Molte volte si parla, Gesù dice, fa questo discorso, quanti atti completi della mia volontà concepisce la creatura, tante parti di me prende in sé, e quanto più prende della mia volontà, tanta più luce acquista dentro di sé, forma il sole. Che cos'è questo sole, questa luce? Altrimenti rimangono, dice, ma che è sto sole? Il sole dentro di me, mica ci sta il sole come l'astro che vediamo e che sta a centinaia di migliaia di distanze dalla terra, che significa che c'è il sole dentro di me? Cosa fa il sole? Cosa fa la luce del sole? Illumina, d'accordo? La luce del sole si vede,
quando c'è notte e non c'è tra l'altro la luna piena, non c'è stata l'illuminazione, non si vede niente. Allora, per esempio, la luce del sole, tra le tante cose, favorisce molto quel processo che abbiamo appena visto. Perché? Perché, come dice il Salmo, alla tua luce vediamo la luce, alla luce della divina volontà. Io vedo, per esempio, se sempre nel mio cuore c'è una profonda sincerità, c'è un desiderio sincero di veramente diventare santo e non come chi cerca lavoro e prega a Dio di non trovarlo, insomma, no? Ecco. E allora, viene questa luce e tu te le vedi le cose, le ricominci a vedere anche nel piccolissimo e te le vedi le intenzioni ambigue o le intenzioni balorde o gli attaccamenti o i desideri malsani o il fatto che non metti Dio al primo posto o il fatto che vuoi sempre fare come ti pare e resisti alle sollecitazioni che il Signore ti mette davanti attraverso i fatti, o non ascolti le ispirazioni, non le metti in pratica, oppure i difetti che uno ha, parla troppo, parla bambera, che ne so. C'è un campo indefinito, no? Ecco. Dove ce ne accorgiamo? Con questa luce. Quindi mano a mano che l'anima, sinceramente, muovendo i passi che sa muovere, si inoltra in questo mondo di luce e di vino, è chiaro che ne rimane illuminata anche lei. E non c'è bisogno di troppe meditazioni, no? Anche se è importante, per carità, farlo. Ecco. Ecco. A un certo punto Luisa dice: senti un po', qui stiamo sempre, non, pare che non hai altro da dire. Io quando leggevo questa cosa mi è tornato in mente quello che dicevano sempre a San Giovanni Evangelista al termine della vita, perché San Giovanni Evangelista al termine della vita parlava sempre dell'amore: amatevi, 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 amate. Cioè un giorno gli dicono: senti un po', padre, ma ci avresti qualche altra cosa? Ormai sappiamo a memoria, insomma, che dobbiamo amarci sempre la stessa cosa. E San Giovanni dice: ma che cosa vi devo dire? È il suo comandamento, è la sua vita, io non ho altro da dire. È così chiaro che Gesù, se uno comprende bene, e attenzione a quello che dice Gesù, hai tempo a starci, perché pochissimo hai compreso e molto ti resta da comprendere. Siamo nel 1913, quindi certamente c'erano ancora molti volumi da scrivere, c'erano altri 25, però è un monito che vale per tutti. Cioè, qui siamo in mezzo a un mare immenso, d'accordo, e misterioso per noi. La divina volontà è un mondo immenso e misterioso, per misterioso in senso buono, nel senso che noi non ci rendiamo conto probabilmente della bomba atomica, insomma, di bellezza, di grazia, di luce, di santità che essa contiene, no? Gesù dice: la mia volontà è il punto più alto che può esistere in cielo e in terra. E quando l'anima vi è giunta, e per questo bisogna fare di tutto per giungersi, ovviamente chi vuole, ha soggiogato tutto e ha fatto tutto. E non le resta altro che dimorare sopra queste altezze, godersele anche in questa vita e comprendere sempre più questa mia volontà, che nemmeno in cielo comprenderemo perfettamente, che Gesù dice non ancora ben compresa né in cielo né in terra. E poi Gesù, parafrasando le parole di un salmo che tra l'altro lui stesso cita nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di San Giovanni, io ho detto voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo. E San Giovanni, e Gesù riprende questa espressione del Salmo in una polemica con i farisei, no? Quando lui diceva che era figlio di Dio, dice: ma come stupido che ho detto che sono figlio di Dio? Già la scrittura dice, come dire, delle persone, che degli amici di Dio, io ho detto voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo. Gesù dice: la parola di Dio non può essere annullata, quindi voi vi stupite che ho detto che io sono il figlio di Dio con i segni e con i miracoli che vi ho mostrato. Questo è il segno del senso del discorso che fa Gesù, no? E Gesù qui riprende questa immagine, proponendo certamente un paragone ardito, ma vero: la mia volontà è tanta che chi la fa può dirsi Dio della terra. E come la mia volontà forma la beatitudine del cielo, così questi dei
che fanno la mia volontà formano la beatitudine della terra. E chi sta loro vicino, e di chi sta loro vicino, e non c'è bene che non si debba attribuire a questi dèi della mia volontà, bella questa espressione, o come causa diretta o indiretta, ma tutto a loro si deve. Quindi la vicinanza con un piccolo dè, Dio, quindi con un figlio della divina volontà, è cosa assai gradevole, nel senso che immaginiamo una persona che vive davvero nella divina volontà, no? Da cui escono parole di sapienza, stili soprannaturali, forme di relazione belle, cordiali, soprannaturali, no? Immaginiamo una persona che è capace appunto di vivere la carità soprannaturale nei rapporti con il prossimo, quindi la cordialità, la gentilezza, la dolcezza, l'amitezza, l'accoglienza, la disponibilità, senza però, questa è sempre la cosa difficile, mai cadere di livello, no? Senza creare lacci, attaccamenti, cose umane, d'accordo? Aspettative umane, pretese, d'accordo? Ecco. Legami. È bellissimo, perché era un modo, è il modo di vivere di Gesù e della Madonna, no? Quel profondo rispetto che si ha anche nei confronti del prossimo, no? Che è simile a quello che hanno loro nei nostri confronti, quell'accostarsi al prossimo lasciandolo libero, e rispettandolo, e senza nutrire pretese nei suoi confronti, accampare inesistenti diritti, volere le persone in qualche modo per noi, no? Quindi pretendere. Proviamo a pensare, facciamo l'esame di coscienza dei nostri rapporti interpersonali, no? Cioè, io come sempre dico, la divina volontà è luce, d'accordo? È sole, quindi entra, perché queste cose, la nostra vita è fatta di questo, cioè la divina volontà non dobbiamo andarla a cercare, che chi lo sa quale grande miracolo strepitoso faremo, ma trasforma ed eleva in meglio dal di dentro tutto il nostro essere, e tutto il nostro operare, e tutto il nostro relazionarsi. Trasforma in meglio la nostra preghiera. Quante volte abbiamo meditato? Com'è la mia preghiera? Com'è il mio rapporto con Dio? Sto soltanto a dire un sacco di preghiere? Sto ancora, come fanno in molti, a relazionarmi con Dio, nel senso che sto soltanto a fargli una testa come un pallone, che deve farmi questa grazia, deve farmi quest'altra grazia, deve togliermi questa croce, deve togliermi quest'altro problema, deve guarirmi da questa malattia, deve farmi trovare lavoro, deve farmi arrivare alla fine del mese. Così, così lo fanno tutti, così. Questo modo di relazionarsi con Dio, per carità, meglio questo che niente, per carità, ma non ha niente di soprannaturale. Non ha niente di divino. Com'è la preghiera di un figlio della divina volontà quando sta a contatto diretto con Gesù, secondo noi? Posso anche interrogare il mio cuore per vedere se è cambiata la mia preghiera e se forse oggi, come io mi relaziono con Gesù, è diverso da come era prima. Sono tutte cose queste, ovviamente, ecco perché Gesù ha sempre detto guai a chi giudica il prossimo, che solo il diretto interessato, se ha evidentemente voglia di farsi illuminare da questo sole, può sapere e sapere con certezza. Rimane strano a tutto questo chi, dinanzi alla luce del sole, come ben sappiamo, si va a tappare, chiudersi dentro gli ambiti ristretti del proprio piccolo mondo, della propria povera umana volontà, chiude tutte le tapparelle e vive al buio credendo di vedere, e lì si lamenta da un lato che ci sta male, però non fa niente per venirne fuori. Sono solo queste le persone che si
precludono da se stesse, perché è sempre un problema nostro, i doni e le grazie che il cielo gli manda. Ecco. Ma tutto il bene, dice Gesù, che riverbera sulla terra passa attraverso queste persone, ecco, che quindi portano la beatitudine non soltanto nel loro cuore, ma la spandono anche sul pianeta Terra. Non c'è bene che sulla terra esista che non si debba attribuire a questi dei della mia volontà, o come causa diretta e indiretta, e come in cielo non c'è felicità che da me non esca, che è tanta roba, eh? Così in terra non c'è bene che esista che non venga da loro. Ecco l'immenso bene che si può fare alla Chiesa e al mondo intero semplicemente imparando bene a vivere e stare nella divina volontà. Santa Vergine Maria, ti ringraziamo per mezzo del Signore per questi doni che anche oggi danno luce alla nostra anima. Abbiamo imparato molte cose e molte cose importanti sulla croce e sull'importanza di lasciar lavorare la divina volontà in noi per trasformarci completamente, divinizzarci completamente, ecco, fino a farci diventare, come del resto la Chiesa insegna, piccoli dei sulla terra, cioè partecipi profondamente della natura divina, ecco, portando a perfetto compimento quel processo di santificazione e divinizzazione dell'uomo che noi cristiani inizia nel battesimo e si alimenta attraverso l'ordinaria vita di grazia sacramentale, di preghiera e di osservanza della legge di Dio. Prendici per mano anche attraverso gli aiuti ulteriori che la Chiesa ci pone dinanzi durante questo tempo di Quaresima, perché il nostro cammino possa proseguire sempre più spedito, sempre più convinto e con sempre maggiore costanza e perseveranza per giungere a dimorare sopra le altezze dei divini voleri. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.